Nessuna risposta dagli uomini sul tetto. Forse l'abbiamo perso. A prescindere dai peccati possiamo trovare redenzione nella morte. E William era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche cosa. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte che mi hai salvato da un pestaggio. Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Ti prego! In che cosa era coinvolto Billy? Fermarvi quando ve l'ho chiesto. Thank you.
suo padre! Sua madre! È così che funziona in questa città! Che cosa ti ha preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri, stupratori, assassini. E Dio era pronto ad accoglierli se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? E magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre. Tu, bastardo, se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego! Chiedo perdono, padre. Eh? Potresti considerarla come una punizione divina. Che dici, siamo pari? Certo. Per ora. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire. Ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare. Dove cazzo eri finito? Appena sono entrato in chiesa, mi hanno riconosciuto. E mi hanno rincorso all'esterno. Che fine hanno fatto? La stessa di questi tizi. Forza! Dobbiamo andare! Formate un perimetro intorno alla chiesa! Non fatelo uscire! Sul carrovone, per forza! Vuoi scherzare? Polizia! Chi va là? Stiamo a cercare altro, certo! Ma ci sono sbirri ovunque! Aspettate, il complice, sono su un carro funebre! Ripeto, un carro funebre! Oggi non è andata come mi aspettavo. Pensa a guidare, o finiremo qui dietro nella bara. Non so cosa hai fatto al bordello, ma gli sbirri sono incazzati neri. È stato un macello, ma è tutto risolto. Tutto risolto? Sì. Ok. Tutto. Li abbiamo seminati. Grazie al cielo. È stata proprio una giornata da dimenticare. Non dirlo a me. Thank you.
Grazie ancora per... Niente che tu non avresti fatto per me. Lo so, ma essere attanto così dal tirare le cuoia... Cristo... è da farsela sotto. Non dirlo a me. Cerca di non pensarci. Anzi, se posso darti un consiglio... non pensare a niente.